la diffusione dei social network siamo tutti diventati grandissimi esperti in qualsiasi settore, o almeno così pensiamo di essere. E quindi tu trovi persone che non hanno mai sentito parlare di psicologia che ti dicono, che ti spiegano che cos'è la psicologia e così via in tutte le materie, anche le più tecnicamente complesse, dalle vaccinazioni piuttosto agli aerei, alle trasmissioni nucleari, tutti quanti sono esperti in qualsiasi settore. Però facciamo attenzione ad un fenomeno molto importante che poco ha a che vedere con la libertà di espressione. Siamo tutti d'accordo che siamo liberi di esprimerci, ma non di dire tutti quanti una marea di baggianate. Facciamo attenzione al complottismo, un fenomeno molto diffuso che prevede il fatto che tutti siano cospirazionalmente intenti contro di te. E quindi se qualcosa va male, se qualcosa va storto, la mente generale dell'uomo medio comune è quella di trovare una causa, di cercare e trovare una causa, anche la più assurda, è sicuramente meglio per la mente comune rispetto all'accettare il fatto che a volte semplicemente le cose vanno in un certo modo nella realtà. E quindi troveremo una spiegazione per tutto. Se avvengono gli uragani, troveremo una spiegazione per gli uragani che sia di tipo complottista. Se avviene un terremoto, stessa cosa. Se ti si rompe la tazza della colazione, è ugualmente perché gli alieni sono scesi a romperti la tazza della colazione. Quindi diciamo, facciamo attenzione a questo modo di pensare complottista che cerca delle cause, seppure assurde, fantasiose, perché è la nostra mente che a volte ci fa brutti scherzi, che preferisce una spiegazione assurda ad una non spiegazione. Un grande abbraccio, ciao!